Non tornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Siamo tornati, ragazzi, dai nostri Deadfield. E eh sì, questa è Sherry ancora sta ridotta così, ragazzi. I nostri Redfield che nello scorso episodio hanno compiuto l'ardua impresa, ovvero sono riusciti a, a raggiungere il tempio, prendere i tesori contenuti nel tempio come omaggio al caro Dylan che vi ricordo è eh, scomparso ormai da qualche episodio e quindi sono tornati distrutti. Cioè lei ragazzi era in una condizione, mm, non ve lo dico nemmeno, lui pure ora sta un po' meglio, lei così, la nostra erede attualmente è avvelenata. E se non verrà curata fra tre giorni schiatterà... Quindi direi che... Dobbiamo darci una mossa... Al piano di sotto è tutta festa... Notare sti due... Ma non sono bellissimi ragazzi? Mi è stato fatto notare ovviamente da Cherry Blossom Channel... Che ri eh, ringrazio... Che le che ringrazio comunque... Che ovviamente anche loro ormai sono parecchio in avanti... Negli anni... E quindi... Con gli annetti... Potrebbero schiattarmi qua, io mi auguro vivamente giusto per no contrastare la morte, vivamente di no. Poi, di tanto spazio per dormire, Alexia dorme qua, mentre l'altra dovrebbe stare al piano di sopra con noi. Sì, eccovela qua, ragazzi Moira. Quindi, che dire, hanno più vitalità questi due, regola il volume al minimo che tutta l'intera famiglia, ragazzi, perché questi bevono tesoro, sei sempre meravigliosa e questa vacanza ci serviva proprio. Non avremmo avuto la nostra intimità e il nostro cassettone, però non è stato meraviglioso, eh? Tra mezzina al formaggio grigliato, non dover buttare la spazzatura, vabbè, abbiamo capito. Sono andati va a passare il tempo assieme stasera. No, tesoro, non ce ne frega niente, scusami con tutto il bene del mondo. Quindi sì, guardateli proprio, cioè non c'è fine. La nostra, ragazzi, è qua. Passa il tempo così. Ora è una cosa tristissima. Come vedete, non ha perso il ritmo, però, ragazzi, eh, non perde il ritmo. E questo stato, ragazzi, stringe amicizia con un giornalista, sì, vabbè, terminerà tra questo vabbè abbiamo detto che va avvenuta per tre giorni, È ancora tre ore, quindi avremo ancora tre ore di rotture di pere. Io direi che a questo punto però... Uh, chiacchiera con Alexia, ma certo tesoro che vai a chiacchierare con Alexia, direi, dicevo che possiamo vederci con i nostri Redfield, ragazzi più tardi, cioè quando per ovvi motivi si recheranno tutti quanti al mercato. Siamo ragazzi al mercato e la nostra... Che è bellissima anche con le bolle, è tornata come era prima. Sta insomma chiedendo informazioni. Per um... senta, guardi, mi trovo in una situazione che dire che è una bidonata è dir poco. Non sono qui per ordinare cibo, spazzatura da mangiare al suo chioschetto. Avrei bisogno di un'informazione, chiacchiera delle bellezze del posto. Insomma, cerchiamo di, no? Vede, mh, voi avete dei piatti meravigliosi, eh, e anche, come dire, mh, della fauna notevole, però vede, mh, ho un problemino in questo momento, sono andata nella giungla, sta dicendo lei, e um, insomma, come dire, in questo momento sento che i colori della mia vita si stanno lentamente sbiadendo, ecco, avrei bisogno di um, uscirne, come posso fare? Lo dice, beh cara mia, qua o oh paghi o oh, oh paghi, eh, nel senso sì. Ma come brinda tesoro, ma con chi? Ma ha tirato il bidone, eh, eh lo so tesoro, te l'ha tirato, sì. Siamo qua intanto con la famigliola, ma ordiniamo del cibo ragazzi, tipo tacos di pesce per favore. Ce la facciamo? Senta lei, scusi, ordiniamo del cibo, patatine con salsa, quello che vuoi tesoro, ma devi mangiare. Notare le rotondità ragazzi, mamma mia, è qualcosa, io temo che non sia uno, vi dico la verità, proprio lo temo tantissimo, però vabbè, eh, quello che verrà, verrà. Allora dunque, ah tu hai mangiato caro, ok. Adesso noi dovremmo in qualche modo, ma perché stai chiacchierando con questi, ma chi sono? Donna ragazzi, è una cosa incredibile. Allora no, io volevo imparare anche il ballo locale. Ah, i discuti del patrimonio culturale, insomma, no? Ci sta? Chiacchiera delle bellezze del posto, no? Immaginiamo che tutti stiano un po' chiedendo in giro come, come si può risolvere il problema del, dell'avvelenamento, ecco ragazzi. Bante del titolo professionale, ma no... Uh, se lui dice ambizioni in campo archeologico, no, 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 noi non, non abbiamo ambizioni di quel tipo hai mangiato tesoro io ordinerei qualcos'altro guarda un po' dai tacos di pesce prova a ordinare il tacos di pesce lì sta sul pero sì. allora ok ordina qualcos'altro um, Farò la presentazione garbata niente non c'è non ce n'è grazie comunque eh, per non avermi preparato il tacos a una donna incinta dovrebbe vergognarsi bene infatti ha ragione ragazzi ha ragione Uh, intanto io volevo vedere se usa... Non funziona tutta la pioggia. Eh no, beh certo, non usa, non funziona. No, tesoro... Oh, ma stai chiacchierando con lui allegramente, ma ti prego. Tesoro mio, no, noi dobbiamo aspettare... Oh, ecco... qualcun altro che possa aiutarci. Quindi grazie mille, è stato bello. Ma noi dobbiamo fare una presentazione con lei. Allegra, dai, è lei ragazzi che... Emana questi, come dire, olezzi. Salve. Sì, mi dica, eh, guarda, allora qui c'è un problema. Chiedi dei nuovi arrivi tesoro. Non è che per caso tante volte avrebbe un antidoto? Eh? Sa, a me servirebbe e anche parecchio. In effetti, sì, ci serve, tesoro. Chiedi un antidoto. Dai, sa, come puoi vedere sono leggermente avvelenata. Anche la signora accanto a te, tesoro. Se vuoi che ti prepari un antidoto, devi portarmi delle polvere d'ossa. Se, se non ne hai, ho sentito parlare di un rivenditore online il cui nome richiama la giungla. Se accesso a un computer, puoi acquistare l'antidoto da lui, ma non sarà a buon mercato. Eh, giustamente, sì, ragazzi, ci serve la polvere. Io ora non mi ricordavo minimamente sta cosa e noi ovviamente non ne abbiamo. Oh, però che carina questa statuetta se non abbiamo una matta fava ragazzi proprio e quindi dovremmo ricorrere no a una soluzione online per forza uh, compra rifornimenti però proviamo a vedere se tante volte ha lei qualcosa per assurdo, ragazzi? Iniziato il travaglio, lo sapevo! Fermi tutti, è iniziato il travaglio! Oh mio dio, ragazzi! No, no, no. Sicuramente lei non ha niente. Eh, sì, ehm, immaginavo che sarebbe andata a finire così, tesoro. Quindi faccio un piacere proprio mh, tantissimo. Dovresti tornare a casa, partorisci all'ospedale, ecco, eccolo, proprio finalmente sei in vacanza, giustamente. Mandala a casa. Loro due tornano a casa, ragazzi. Devono assolutamente casa... No, all'alloggio. Devi andare a casa, bello. Si va a casa, eh? Beh, direi. Lui nel panico, ragazzi. Oh, mamma mia, fermi tutti. Si sta scatenando il, il panico. Sì, tesoro, devi andare a casa. È tutto a posto. Manda a casa, vai, torna a casa. Non ti preoccupare. Ecco, già stavi andando. Mi fa tanto piacere. Perché sì. Mentre la nostra, ragazzi, è in bagno, lasciamole un po' di privacy. Io. Vorrei acquistare l'antidoto. Perché sì, ragazzi, alla fine ho eh, preso un computer. Anche perché vorrei far tornare loro qui, ve lo dico sinceramente. Quindi vediamo un attimo. Uh, non la possiamo portare qui, purtroppo. No, loro ormai sono tornati. Vabbè, da una parte è pure realistica la cosa. Hanno appena avuto una figlia, ragazzi, di lasciarla subito. Quindi, tesoro, dai puoi ordinare il computer perché ragazzi l'ho acquistato si può ordinare scusa l'antidoto buonanotte a me ragazzi deve aver ordinato un antidoto al veleno della farmaceutica Gougin si può trovare l'inventario di Cherry ok quindi cerchiamo di prendere subito questo veleno sì sto veleno buonanotte sta antidoto tra canna l'antidoto tesoro vai oh, così che la nostra Possa guarire finalmente e sentirsi meglio. Ti senti meglio, tesoro? Oh, uh, vedete che lei, ragazzi, è... potrebbe essere lei, effettivamente, a insegnarle questo ballo? No? Quindi fai un'altra conversazione profonda. Chiedere della carriera uh -huh. saluto locale. È una tipa è estroversa, know? quindi ce la vede. È adatta a Cherry, ragazzi. Oh, Impara poi a conoscere. Amante della famiglia, tesoro. Ma che peccato che sei già adulta, perché sei veramente molto molto carina. Impara a conoscere. Senta, a noi non, non ce ne frega niente, però, di parlare con lei. Mi scusi tanto se glielo dico, Eh Sai, mi hanno tirato la bidonata? Ecco, non flottante. Ora mi ritrovo qui da sola. Mostra le foto di Selvadorada dai. In compenso, abbiamo scattato molte foto quando eravamo nella giungla, vuoi vedere? Beh, ma sai, la conosco come le mie tasche? Però sì, fammi vedere dove sei arrivata. Eh sì. Quindi, mostra ancora le foto. Che dire di nuovo della giungla. Insomma, ragazzi, dobbiamo no, un attimino lavorare. Oh perché sarebbe carinissimo se fosse proprio lei ad insegnarle il ballo, ragazzi, no? Questo era ciò di cui avevamo bisogno. Balla la Rumba sim! Finalmente! Perché la nostra, ecco. Io immagino, vedete, si è messa proprio l'abito giusto. Quindi, uh, no, non voglio che indaghi sui miti, sui miti locali, tesoro. Vorrei che la invitassi, tipo a ballare o cose del genere. Magari potrebbe no um, ah. Averle parlato Ecco di qualche mossa Mentre Erano qui Dai indaga sui miti locali A questo punto Sì lui non ha imparato Ragazzi però La nostra Sì ragazzi Devo dire Mi fa piacere Perché questo è l'omaggio migliore Che potesse fare A suo padre Obiettivamente, lascia fare, cara. Lascia fare, mostraci. Sì, oh, ragazzi. Da questo momento in poi, la nostra Sherry potrà ballare anche la Rumba Sim. è certo, un po' agli inizi, eh. Si, sì, c'è Pasquetta, ragazzi. Tesoro, puoi rifarti con Pasquetta. Dai, vedi il lato positivo. E. Dopo aver imparato anche questo ballo, la nostra, mm, io immagino, saluterà, abbraccia, lascia fare tesoro, saluta la tua amica, sì magari, eh, ecco, la saluterà ragazzi perché è arrivato il momento per lei. Ah beh, giusto, lei non flirtante ragazzi. Lancia coriandoli, dai, immaginiamo che sia un omaggio. Mentre invece ecco la piccola Ashley. Eccola qui ragazzi. Il papà se la sta proprio spupazzando alla grande. Guardatelo che meraviglia. Questa è un'immagine dolcissima, è una delle interazioni ragazzi che preferisco di più in assoluto, è troppo troppo dolce. E quindi sì, un'altra femmina ragazzi. Saremo pieni di femmine qua, veramente. Sii sì, amichevole con Mirko. Io immagino che già lei dirà "Guarda, ti prego". Parlaci tu con mia sorella, convincila. Facciamo una um, conversazione profonda. Io lo so che mia sorella è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Potrebbe morire e pentirsene, capisci? Tesoro, non essere così drammatica, ti prego dimmi che ci parlerai, ma certo. È una mia cara amica oltre ad essere mia cognata. Non servirà certo metterci davanti a un cappuccino. Oh mio dio, cerca di avere un figlio con Mirko. Ma dai, un altro tesoro! Veramente Ma è una cosa meravigliosa. Cioè, da che non ne voleva neanche uno, ragazzi. La botta di maternità. Sì, ragazzi, la botta di maternità. Ok, va bene. Uh, ok, mm, ce ne occuperemo. Valuteremo. Magari aspettiamo un attimo perché ora è veramente piccolina anche la patata quindi eh, tua figlia tesoro la tua primogenita quindi aspettiamo un minuto e lei con la scusa magari di preparare le bevande ragazzi è freddo quindi... e adesso lei verrà qui e chiederà comunque um, darà dei consigli genitoriali no all'inizio poi però il discorso cambierà ragazzi e ecco questo io volevo, dov'è? Chiedi di un altro Sim, chiederà di Mirko. Ma tu quindi l'hai più sentito? No, io immagino sia questo il discorso. Sono è bellissima, tesoro, è veramente stupenda. Mi raccomando, eh, se hai bisogno di qualche consiglio puoi chiedere a me. A proposito di consigli, non credi che un padre qui dovrebbe essere informato? L'hai più sentito? Lo sento sempre. E chiede sempre di te. Vabbè ragazzi ovviamente mostra le schede didattiche ok? Non ti dico che devi dargli un cassettone qui però la musica deve cambiare ha diritto di conoscere sua figlia capisci? Non credo accetterà di discuterne davanti a un caffè però magari questa potrebbe essere l'occasione giusta. Potremmo invitarlo perché lei nel frattempo ragazzi ovviamente inviterà tutti quindi tesoro invita. Eh, Dov'è? Invita nell'otto attuale Michela Maki. Anche Guadalupe. Perché lei sì, è il tipo ragazzi che la inviterebbe. Alessandra. Quindi lei intanto invita. Uh, loro. Non ho il coraggio, non so. Senti, abbiamo fatto un viaggio per ricordare tuo padre. Quindi per te la famiglia è importante, no? Non pensi potrebbe essere anche per lui e per tua figlia, lo so, è che vedo tanti giorni di pioggia, non sarà tenero con me. Questo è in dubbio, vero? Ho fatto una lamata, lo so, lo so che l'ho fatta, ma non volevo pensasse di essere costretto a stare con me, no? Soltanto perché avevo avuto. Avevamo avuto una figlia, ecco. Non avrei mai potuto sopportare una cosa del genere. Io voglio che la vita di Ada sia piena, piena di colori, capisci? Non di rimpianti, appunto, la vita non è un videogioco, quindi fai la scelta giusta. Hai, fatto, hai avuto un comportamento da immondizia mamma fino adesso, quindi direi che ora è arrivato mamma. il momento. Sei così dolce, so che posso sempre contare su di te. Sei un ottimo Woo! amico, ma dai, che tutto andrà bene. <ride> dice, Lui, ragazzi, ci guardiamo vabbè. un film, Eh certo, tesoro. Mentre lei invece, appena lo vede arrivare, addio alle foto. Vai qui insieme perché a questo punto non vuole parlare davanti agli altri. Sa, ragazzi, vedete, non... Ha questa risatina esterica perché non sa come affrontare l'argomento. E la prenderà un po', conoscendo come è fatta Sherry, ragazzi, un po' alla larga. Magari tipo all'inizio lo adulerà del tipo, ma sai... Stai sempre molto bene, eh? Oh. Lui beh, ti sei fatta viva. Non ti sento ormai da tempo in memore. Oh, ti prego, c'è una bella giornata di sole non roviniamo oh, questo momento. Mi hai invitato qui solo per mangiare del cibo spazzatura? Perché sicuramente se l'hai cucinato tu. Oppure non lo so, vuoi boh, un'altra avventura di letto, per caso? Ti prego, sono tornata da un viaggio e sono anche stanca. Non voglio discutere, va bene? Non voglio litigare. Hai un così bel sorriso, io ti sei resa conto adesso del sorriso? Lui la bacia, ragazzi, perché è lui che ha preso l'iniziativa. E lei rimane un po', no? Borrowed ti prego, io io ti voglio stare con te, lo capisci, Sherry? Mi sei mancata da impazzire, non E lei pensava, ragazzi, che Mirko avesse iniziato a frequentare Michela. Quindi rimane stupita di questo bacio, perché lei ragazzi cosa ha pensato di fare? Cioè, nel senso lei, consapevole del fatto che lui stava con un'altra, questo è quello che lei pensava, perché comunque ha visto quello che è accaduto al matrimonio di sua sorella, ehm, ecco, chiederà di Michele adesso. Ha detto va bene. Lui si è formato un'altra famiglia e lo faccio per mia figlia. Non, non mi importa di lui se. a Pinocchia. Però vabbè. Ti prego, Sherry, dammi una possibilità. Ma tu non stai con. Michele, lui cosa? Io con chi? Non vi eravate messi insieme al matrimonio di mia sorella? Cioè, non. non stavate insieme voi due? Non ho avuto il piacere di conoscerla, no, no, caro, guarda, non ce ne frega niente che tu non l'abbia conosciuta. Immaginiamo che sia un modo per dire, guarda, io, se pensi che io l'abbia conosciuta da quel punto di vista lì, ti sbagli, non c'è mai stato niente tra noi. Io so che lei prova qualcosa per me, coccola, vai a coccolarla, ma io non ne sono innamorato, io è te che amo da sempre. Patata, lo so, poi dopo ci occuperemo di te, dai. E da quando Da quando stavamo al liceo che, che, che ti vengo dietro, che ti muoio dietro. Io devo dirti una cosa e non ho neanche il coraggio di guardarmi allo specchio. Sherry, lo so, te ne sei andata per tanto tempo, non ci siamo più sentiti, però io non ce l'ho con te. Ma quali fuochi d'artificio, tesoro, ti prego? Uh, e lei dice: No, non, non mi riferisco al fatto che sono andata via. Non è solo questo io, io ho fatto qualcosa di terribile, ho sbagliato profondamente oh, con te. Vince. Shario, ascoltami, no, non devi perdonarmi, ok? Va bene essere un ragazzo di mondo, ma io mi sono comportata veramente in modo perfido con te. Ma cosa è successo? Puoi parlare con me? Ok, perfetto. Devo dirtelo Mirko, ok? E lo so, mi odierai, mi odierai, io lo so. So che non vorrei magari mai scrivere e accettare questo capitolo della tua vita, però c'è questo capitolo, Mirko, io devo dirtelo e li racconterà questa storia incredibile. Ok, per te sarò insensibile come un robot, ma non è così. Ecco io... Lo so, non l'avremo mai vita a casa delle bambole, ma abbiamo avuto una figlia e... La reazione di Mirko... Una cosa? Stai, stai scherzando, vero? No, non sto scherzando, Mirko, ti prego. Lo so, penserei che sono priva di sentimenti, veramente come se fossi un robot, ma, ma non è così. Eccala lì, ragazzi, te ne va. Mirko, ti prego, sono stata una pessima persona. È più un abbraccio, ragazzi, che lei sta dando a lui. Cioè, lui è, in questo momento immaginiamo che. come se fosse una specie di a me. ragazzi, fondamentalmente, è rimasto talmente scioccato. Non c'è l'azione, però immaginate che è come se lei stesse abbracciando lui e lui eh, fosse rimasto immobile. Tu giochi con la vita degli altri, vero? Come se fosse una partita di baseball. Posso capire non volere che condivi condividere un cassettone con me, però ti prego non togliermi il sorriso, il sorriso. Ma tu stai scherzando, la mia vita è completamente cambiata tu. Non ho, non ho più colore nella mia vita dopo che ho scoperto questa cosa, lo so, sei rimasto come una statua, come una statua, sono rimasto come un cretino. Come hai potuto? Nascondermi una cosa del genere? Sono il padre, ho il diritto di conoscerla. Non, non conosco nemmeno il nome di mia figlia, cioè, no, è assurdo questo. Lo so, scriverete un nuovo capitolo della vostra vita insieme. Io sono stata un egoista. Non, non volevo che tu stessi con me solo perché era, era nata lei! Ma cosa stai dicendo? Eh Io non avrei perso tempo a prendere mosche. Cosa dici? Ti vengo dietro da sempre? Oh mamma santa, tesoro! Basta con queste botte di no? Direi che non è il caso. Perché adesso, ragazzi, notate che io non ho ancora tolto tutto, mamma mia, sono un disastro! Ehm, adesso c'è una cosa più importante da fare. Perché? Eh sì, vai qui insieme. Per il momento, lui la guarderà. Dormire, ragazzi, è lei? È, è tua non figlia guardarla. Io immagino stia guardando la bimba. Ragazzi, ti prego, devi perdonarmi. Sta dicendo lei in questo momento. Io lo so, so che non è come una partita di, di baseball, questo però tu sei una brava persona e lo so che tu potresti perdonarmi, magari non subito. Io non, non ti chiedo di stare con me ovviamente. Deasy, voglio soltanto bello. che lei abbia il sorriso e ti conosca. Ok, va bene, ok, ma voglio essere presente nella sua vita, quindi voglio dormire qui. Non voglio farti la guerra, non voglio la custodia, non voglio niente, ma voglio vivere qui, voglio vivere con mia figlia. Eh, questa ragazza ovviamente è... è una richiesta lecita, no? Perché obiettivamente... Come negarlo? Lei è Ada. Ada, lui è il tuo papà, immaginiamo, stia dicendo, no? E la piccolina, ragazzi. Istintivamente proprio. È come se percepisse il legame che c'è. Con suo padre e così, tieni tesoro perché te lo meriti. Istintivamente lo abbraccia. Oh Dio, ragazzi. Guardate, non è dolce questa scena a parte il sedere. Di Jerry, è meraviglioso ragazzi, Mirko è un santo voglio dire, uh, però avete visto non ha perdonato lei, le ha detto chiaramente ok va bene io non, non ti farò la guerra, non chiederò la custodia, non voglio sconvolgere la vita ovviamente della bambina, però voglio far parte della sua vita ragazzi, come è giusto che sia eh, perché... Voglio dire il pal che non vorrei allora. crescesse. Però c'è ancora un giorno al passaggio d'età. Quindi, io direi a questo punto, ragazzi, di fare così per questo episodio, ci fermiamo qua E nel prossimo organizzerò la festa per la piccolina. Perché in questo modo, ehm, nel frattempo, diciamo, continuerò off camera ovviamente con l'aiuto un po' di tutti. A ehm, sviluppare perché ci tengo, ragazzi, che abbia. Che cresca almeno con tutti i valori, con tutte le abilità a tre. Quindi, sì, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vediamo cosa fa, eh. Ce l'hai fatta, tesoro mio. Ok. Aggiungi le candeline, ragazzi, mamma mia! Ecco, questo fa schifo, quindi via. <ride> Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber spegni sto coso. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate nei loro canali, iscrivetevi, campanelline sempre attive. Fatemi sapere cosa ne pensate un po' della situazione, perché, fondamentalmente stiamo messi così: um, Mirko. Non vuole ovviamente sconvolgere la vita di sua figlia, quindi non vuole fare alcuna guerra con... sebbene sia molto incavolato con lei, ragazzi, perché ora è stato più che altro freddo, non ha fatto scenate. È stato freddo, vai a dormire, tesoro. Quindi io immagino che... Um, non vedremo, non assisteremo, vai a impilare, tesoro, a scenate da parte sua, ovviamente. Però ha avuto una richiesta, ok, vuoi che io... Non, non, ti, non, non ti porti rancore non faccio con te la guerra perfetto non ti, non ti farò la guerra però io voglio essere presente per mia figlia voglio vivere qui voglio non dico che dobbiamo stare insieme immaginiamo lui l'abbia anche detto però voglio che abbia un padre voglio che abbia una figura presente nella sua vita e quindi ragazzi la nostra dovrà scendere a compromessi lo farà Secondo me, ragazzi, per il bene di sua figlia lo farà. Perché ora Sherry avrà un carattere particolare, sarà un po' stramba e tutto quello che vogliamo, però non farebbe, ecco, questo pure fa schifo, non farebbe mai mancare nulla a sua figlia, ragazzi, diciamocelo. Quindi fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto. Io off camera continuerò a sviluppare le abilità um, della nostra patatosa, vai, nutri tesoro all'atta. Fatemi sapere anche ah, cosa ne pensate del fatto che ehm, Rebecca voglia avere un altro figlio. Cioè, eh, mi lascia proprio senza parole, veramente senza parole. Comunque, ragazzi, io vi abbraccio forte, vi auguro ancora un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Sono curiosa come una scimmia, quindi non vedo l'ora di arrivare al prossimo episodio, anche perché voglio vedere come crescerà la piccolina, ragazzi, nonché erede, futuro erede della quarta generazione sul Sol Simmers. E non.